Buongiorno a tutti da lasciarmanica.com. Oggi un nuovo gioco con le carte, con tanto di tutorial, tutto per voi. Ve lo presentiamo io e il signor Gatto, che naturalmente, come in tutti i buoni libri di inglese, sta sul tavolo. Con l'aiuto delle nuove nocche in vendita su lasciarmanica.com, le Snow Leopard in edizione limitata, bellissime carte che vi raccomando caldamente. Vi lascerò tutti i link in descrizione e a fine video nel caso vogliate proseguire con l'acquisto di questo splendido mazzo di carte. Per prima cosa daremo queste carte al nostro signor Gatto, che controllerà la regolarità del mazzo stesso, normalissimo mazzo da poker, proseguirà mescolandolo quanto vuole e infine andrà a spezzare il mazzo. Così saremo sicuri di iniziare con un mazzo regolare, genuino, ben mescolato, il nostro gioco di prestigio. Allora, come in tanti giochi, inizieremo facendo toccare proprio così una carta qualsiasi al signor Gatto. Signor Gatto, possibilmente entro oggi, tocchi pure una carta, questa toccata, ok. Guardi bene la sua carta, se la ricordi, perché la lasciamo un attimino in disparte. Andiamo a spezzare il nostro mazzetto e proseguiamo quindi con la dispersione della carta stessa. Ma attenzione, non sarò io a disperdere la carta. Se mi porge gentilmente la sua zampina, per favore, anzi la mettiamo qua sotto la coda, sarà lei a disperdere di sua zampa proprio la carta in un punto qualsiasi del mazzo. Io lascio scorrere le carte e mi dica stop quando vuole. Qui va bene ancora un po'? No, va benissimo qua. Andiamo a mettere la sua carta in mezzo al mazzo e finiamo di disperderla in un punto qualsiasi. Non ci sono riferimenti, il mazzo è squadrato. Ora, ovviamente, all'interno di questo mazzo noi sappiamo che vi è la sua carta in un punto qualsiasi, ma non possiamo sapere né dove né naturalmente che carta è. Ed è qui che entra in gioco la magia vera e propria. Mettiamo un po' di pepe al ritrovamento, diciamo, con un effetto di penetrazione. Le suona male? È castrato? Un po' troppo spinto, va bene. Usiamo un altro termine, utilizzeremo un trapasso, va bene? Anche se 9 vite le ricorda un po' i morti? No, non va bene neanche questa. Attraversamento della materia solida. Questa è una roba da maghi. Ora le mostro, faccio un esempio, guarda. Metto qua il mazzo, metto la mano sotto il tavolo e batto dicendo una carta qualsiasi. Per esempio, 4 di cuori. E attraverso il tavolo è passata una carta. Quella carta è proprio il 4 di cuori. Guardi, provi lei. Ora, batta con la codina sul mazzo e dica ad alta voce la carta che ha pescato all'inizio. Io ovviamente non la so, per cui batta e scandisca bene, così che il nostro pubblico possa anche lui sentire esattamente quello che dice. Batta, dica, un attimo metto la mano sotto, batta. Meo! Vediamo, la carta è... No, non ha funzionato. Riproviamo un secondo, batta con decisione, scandisca ad alta voce la carta scelta. Meo! E la carta... Non capisco, non ha funzionato appieno. Facciamo una piccola verifica, per cortesia. Ora io le scorro un attimino le carte qui davanti e vediamo assieme se la sua carta è qui, da qualche parte nel mazzo, se è rimasta incastrata, se non ha funzionato il gioco, non riesco bene a capire. Ora io gliele passo proprio così sotto gli occhi, guardiamo assieme tutte le carte. Eh già, non c'è, sparita. Forse ho capito. Non è stata colpa mia. Con la sua codina ha dato un colpo un pochino troppo tenue al mazzo di carte e la carta non è riuscita a passare proprio del tutto. Ho capito dove è andata la sua carta. Ora guardi, sotto il tappetino, guarda bene. Ora, sotto il tappetino vi è un'unica carta rimasta. Bene, ha dato un colpo troppo piano, è passata attraverso, ma non anche attraverso il tavolo. Ora, per l'ultima volta, può dire la carta che ha scelto all'inizio? Meo! Ed è proprio quella.
eccoci qua, ora io e il signor Gatto spiegheremo per bene questo bellissimo gioco con le carte. Innanzitutto il mazzo è completamente regolare, può essere tranquillamente dato da controllare, mescolare al nostro spettatore senza problemi, può spezzarlo e si inizia il gioco. Dunque, innanzitutto inizieremo facendo toccare una carta qualsiasi al nostro spettatore. Ecco, diciamo nel momento in cui stesso in cui va a toccare una carta, poniamo questo, noi andremo a metterla per un istante in pari, in realtà con la carta che stiamo tenendo qua, con la punta delle dita, la metteremo in pari, prendiamo la carta, la mostriamo, K di picche, e la andiamo a rimettere per un secondo sul mazzetto, però prendendole tutte e due col pollice, ecco. E lasceremo in disparte la carta, che sembra quella scelta dello spettatore. Noi in questa maniera abbiamo fatto due cose in un colpo solo. Una, abbiamo fatto scegliere, mostrata la carta allo spettatore, ma l'abbiamo sia sostituita con un'altra carta, una qualsiasi, e l'abbiamo tenuta, diciamo, in cima a questo mazzetto. A questo punto, un break col mignolo, posiamo tutto il mazzetto della mano destra sopra quella della mano sinistra, abbiamo un break sotto la carta. Dunque, triplo taglio, 1, 2 e 3, e non solo abbiamo sostituito la carta scelta dallo spettatore, ma l'abbiamo controllata sul fondo del mazzo. A questo punto il gioco continua così, bisogna coordinare, mi raccomando, sempre coordinare bene la presentazione, che è importante, insieme al lavoro che si fanno con le mani, perché a questo punto arriva la prima difficoltà, bisogna usare la misdirection, in questo caso per spiegare. Mentre spieghiamo appunto che la carta non sarà dispersa da noi, ma proprio dal nostro spettatore, gli chiediamo di porgere la mano, prendiamo la carta, spostiamo l'attenzione tutta sulla carta e sulla mano dello spettatore. Nel frattempo noi utilizziamo questa tecnica per separare la carta sul fondo dal resto del mazzetto. Ora vi spiego, dobbiamo realizzare questo. Teniamo la carta con l'indice principalmente, avviciniamo le altre dita per reggere il mazzo e separiamo la carta dello spettatore dal resto del mazzetto in questa maniera. Questo mentre noi prendiamo la carta e la poniamo in mano allo spettatore. Usiamo la misdirection, separiamo la carta e in questo frangente, mentre parliamo, mentre poggiamo la carta proprio in mano allo spettatore, andiamo a infilare la carta sul fondo sotto il tappetino. Ecco. A questo punto, carta data in mano allo spettatore, chiediamo a lui stesso di disperdere la carta. Quindi facciamo scorrere le carte, allo stop gliela facciamo disperdere, gli diciamo chiaramente di non mostrarla ma di ricordarsela, ovviamente perché non è la carta scelta, è quella sostituita, non deve mostrarla a nessuno perché diciamo che neanche noi ancora sappiamo qual è, e disperdiamo la carta all'interno del mazzo. A questo punto la carta dello spettatore è già sotto il tappetino, proseguiamo con la presentazione, una seconda tecnica piuttosto complicata. Spieghiamo che la carta dello spettatore è qua all'interno del mazzo, da qualche parte, non possiamo sapere né che carta è né a che punto è del mazzo, in che posizione. Dicendo questo andiamo a sbirciarci la prima carta del mazzo, il 4 di quadri, che è qua. Perché? Andiamo a chiudere il mazzetto, facciamo la nostra presentazione, spieghiamo che andremo a passare proprio attraverso la materia solida, mentre andiamo a spiegare impalmiamo la prima carta. È una tecnica difficile perché è senza copertura, per cui utilizzate per quanto possibile la misdirection e allenatevi bene nel farla. Io di solito faccio così, avvicino la mano destra, faccio sporgere leggermente in avanti la carta, premo con le dita finché mi si impalmi, ecco qua, in automatico. Dopodiché reggete proprio il mazzo con la stessa mano con cui avete impalmato la carta. Ricordatevi 4 di quadri, lasciate il mazzo sul tavolo. Ecco, questo è un espediente psicologico per cui lo spettatore che vede che stiamo reggendo il mazzo non immagina che stiamo reggendo anche qualcos'altro con la mano, per cui lasciamo il mazzo qui, portiamo la mano sotto il tavolo, diamo una piccola botta e diciamo 4 di quadri. Ovviamente il 4 di quadri sembrerà aver passato il tavolo. Lo lasciamo qua in cima e facciamo proseguire il gioco al nostro spettatore. Usate la storiella, tiratela lunga quanto volete. Colpo, non c'è. Altro colpo, dice ad alta voce la carta, non c'è. Mostriamo tutte le carte per assicurare che la sua carta non è duplicata, per togliere questo dubbio, diciamo. Mostriamo che non è nel mazzo. E poi proseguiamo ovviamente con il nostro ritrovamento magico sotto il tappetino. Magari, ecco, mentre la spostate, spostate il tappetino, voi l'avete inserito a destra,
una finezza potrebbe essere quella di spostare il tappetino leggermente da qua, in maniera che sembri più centrale, ecco, ma piccole finezze. A questo punto fate dire l'ultima volta la carta e mostrate che è proprio quella. Un bellissimo gioco, spero vi sia piaciuto, va fatto bene coordinando proprio bocca e mani, presentazione e tecniche. Per cui mettete un bel mi piace a questo video, andatevi a vedere le altre mie recensioni di carte, gli altri miei giochi, iscrivetevi al mio canale, vi lascerò tutti i link che già stanno scorrendo qua negli ultimi 20 secondi per andare a vedere altri suggerimenti per la vostra continuazione. Buona visione, vi saluto e come al solito alla prossima!